Sì, sono sempre vestita uguale, acconciata uguale, truccata uguale, perché come sapete appena posso faccio le mie carrellate di video. Comunque, oggi sono qui per parlarvi finalmente della mia hair routine. Molti di voi me l'hanno richiesta da parecchi mesi oramai. Sono finalmente qui per farvi vedere tutti i prodotti che utilizzo riguardo a qualsiasi cosa. Inerente ai capelli, ovviamente. Inizio subitissimo, altrimenti diventerà uno dei miei video stralunghi. Allora, inizio col raccontarvi che cosa faccio quando i miei capelli sono sporchi. Ho iniziato da un po' di volte, ormai questa è la terza volta, sì. Da quando, insomma, mi sono accorta che le punte, da quando avevo il rosso con i capelli bicolor, insomma, sbiaditi, erano veramente rovinati, stavano iniziando veramente a diventare osceni. Anche se in video non si notava sta cosa, perché ogni volta che facevo i video avevo i capelli puliti e appena piastrati, quindi sembravano morbidissimi. La GHD è la mia salvezza della vita intera, è mio amore. Quindi veramente mi faceva i capelli straordinariamente belli, e cioè mi fa i capelli straordinariamente belli, dai, è favolosa la GHD. Senza di quella, dopo già il terzo giorno, le punte iniziavano a intrecciarsi tra di loro come fanno le cuffie quando le mettete da qualche parte, che voi le mettete tutte messe bene. Stessa cosa per i capelli, e 3 secondi dopo vi trovate le cuffie, in questo caso i miei capelli, tutti aggrovigliati tra di loro, uguale. Erano ingestibili perché erano diventati talmente cotti che erano sottili. Adesso non sono migliorati tantissimo, però già facendo una tinta scura, quindi senza base decolorante che c'era nel Magic Contrast, già si sono rimpolpati, come ho detto nel vecchio video. Va bene, inizio col dirvi che cosa faccio quando sono sporchissimi e le punte bruttissime. Io applico l'olio di cocco, questo qua è dell'erboristica, non è olio di cocco al 100%, all'interno anche qualche altra cosa, è comunque un olio di cocco che funziona egregiamente. E io questo l'ho pagato parecchio, mi pare sui 5-7 euro, meno di 10 euro, ma comunque abbastanza. E niente, quando l'ho comprato quest'estate era liquidissimo, perché appunto col caldo l'olio di cocco è liquido, infatti adesso è denso. E per tirarlo fuori mi devo aiutare con tipo qualcosa, io utilizzo il culetto dei pennelli per tirarlo fuori. E cosa faccio? Tiro fuori 2 belle noci, belle pastose, di olio di cocco, e me lo spalmo solo sulle punte, sulle lunghezze. In questo modo li bagno di olio di cocco, li spazzolo e diventano davvero tanto 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 unti e tanto tanto profumati di cocco. Che prima di andare a dormire, lo faccio perché ovviamente non ci puoi uscire con i capelli così perché fai schifo, li avvolgo in una cipolla molto molto morbida qua sopra, perché se la metto troppo indietro col cuscino va a sbattere, mi sporca il cuscino, poi mi dà fastidio alla nuca, bla bla bla. La metto proprio qua in alto, la lascio molto morbida in modo che non mi fa venire mal di testa, perché io con le code di cavallo dopo 2 ore soffro di mal di testa. E quindi niente, la lascio tutta la notte, la mattina mi lavo i capelli, mattina, pomeriggio, se non devo fare niente, devo stare in casa, insomma, più tempo lo lasciate agire e meglio vi fa ai vostri capelli. Quando li devo andare a lavare, utilizzo vari shampoo e ho provato davvero di tutto. Cioè, da quelli più costosi a quelli del supermercato. Non ho ancora trovato lo shampoo perfetto. Per adesso mi sta piacendo tantissimo. Ho sentito che ha un inci decente, fa sempre schifo, ma è decente rispetto magari agli altri. E sono della linea ultra dolce di Garnier. Io non lo so, ho sempre sentito parlare male di questi prodotti dalle persone vere e proprie, però su internet ho letto di quelle cose che invece gente si è trovata benissimo. Infatti ho detto, vabbè, senti, diamogli una chance, proviamolo. E in effetti mi sta piacendo molto. Allora, la prima cosa che ho preso è stato... Io avevo provato quello nuovo alla lavanda e mi è piaciuto un sacco. Infatti non l'ho ricomprato perché non l'ho trovato dove abito qua io nella zona, perché poi non è che giro tanti supermercati, vado sempre nello stesso, non c'era, non l'ho preso. Però ho preso questo qua, la mandorla dolce fiori di loto, ed è il 95% biodegradabile questo shampoo. E ragazzi, è veramente una bomba, questo è già il secondo che compro e mi piace un sacco. E vi dura un sacco perché io uso troppo shampoo e troppo balsamo. So che è sbagliato, dovrei usarne di meno, diluito con l'acqua, ma non riesco a lavare i capelli con poco shampoo, cioè una cosa più forte di me, quindi io che ne uso tantissimo mi dura tanto, cioè per dirvi, no? Poi ho preso anche questo, gli ho voluto dare una chance, già una volta mi era piaciuto e l'ho ricomprato,
E questo qua è lo shampoo ricostituente alla pappa reale, miele e propoli, si chiama della linea Tesori di Miele, che hanno fatto appunto anche il balsamo. Io l'ho acquistato, l'ho già utilizzato e mi piace tantissimo anche questo, ed è appunto della stessa linea. Questi sono quelli del momento che mi stanno aiutando anche col fatto della dermatite, perché mi tolgono l'eccesso di sebo che il mio capello purtroppo in questa zona ha, e in questa zona è molto secca, quindi mi riequilibrano un attimo. Mi va via la voce con cui parlo. Comunque, come sapete, tempo fa una ragazza mi aveva inviato un sacco di cose dell'Equilibra, tra cui i prodotti per i capelli. Io li ho già utilizzati tutti e quelli mi sono davvero piaciuti tantissimo. L'unica pecca è che costano, però veramente li valgono tutti, sono veramente buoni. Mi è avanzato questo che è la maschera nutriente ristrutturante per capelli forti e vitali. All'interno di questa c'è l'aloe, l'argana e la cheratina. E questa maschera la faccio non sempre perché io le maschere non mi va di stare col capello incremato e rimanere lì in posa 8 minuti. Mi scazza a me fare la maschera sempre. Quindi la faccio una volta ogni tanto. E questa dura tantissimo, davvero. C'è il cosino di protezione, all'interno c'è la maschera comunque. Ne ho usato un bel po', adesso sono più o meno fino a qua. Quando arriva il momento dello styling, dell'asciugatura dei miei capelli, utilizzo questo spray denso della Macadamia. L'avevo acquistato questo sul sito allbeauty.com. Non mi ha soddisfatto tantissimo, lo utilizzo a volte perché mi lascia il capello troppo grasso. Io, avendo il capello in questa zona grasso e nelle lunghezze molto secco, cioè, essendo secco, me lo ingrassa di più del dovuto, lo va proprio a ingrassare, quindi non mi piace l'effetto che rimane col capello. A me piace il capello fluttuante, setoso, non pesante, che faccio così e viene giù tipo a cioccone, e questo ti fa un po' questo effetto qua. Quindi questo lo utilizzo veramente quando i capelli ne hanno davvero bisogno. Questo in particolare è il No Tangle, perché poi ci sono varie tipologie che fa la macadamia. Questo serve per districare bene i vostri capelli, appunto rimpolparli in quel che può, ma ovviamente se avete il capello grosso, come vi ho detto prima, ve lo sconsiglio perché è troppo troppo grasso come prodotto. Gli altri e ultimi due prodotti che utilizzo dopo che ho piastrato i capelli, ho fonato, quindi senza averli piastrati, comunque per chiudere le squame del capello e per dargli il tocco finale, li vado a lucidare, come dico io, però utilizzo comunque l'olio trattante. Io utilizzavo l'olio di argan per capelli sfibrati, opachi, colorati della Phytorelax. Dopo che ho provato questo mi piaceva tantissimo e ve lo consiglio. Mia cognata, tra l'altro, mi consiglia quello alla cheratina, sempre della Phytorelax, e voglio provarlo. E questo dell'Equilibra, sempre che mi aveva mandato la ragazza, è cristalli liquidi con oli naturali, e c'è all'interno l'aloe, l'argan, le germe di grano e il semi di lino. E questo, ragazzi, mi piace davvero tanto, non appesantisce rispetto a questo, non li ingrassa troppo rispetto a questo, che questo già mi sembrava ottimo. Questo è ancora più, cioè veramente ti lascia il capello setoso. Al momento, magari, ovviamente, come ogni olio, sembra che ti riappiccica, ma a 3 secondi il capello se lo assorbe e rimangono districati e veramente bellissimi. E come potete vedere sono lucidissimi, cioè bellissimi davvero. Per lo styling in sé, come vi ho detto, utilizzo un phon professionale che mi aveva preso la mia mamma, quindi molto molto power. E poi utilizzo la piastra GHD e le piastre della Numi che adoro, ma non faccio molto spesso perché quelle che ho io sono con la circonferenza piccola. Io speravo mi mandassero quelle con la circonferenza larga che ti fa il boccolo mosso, ma purtroppo sono più strette, mi fanno il riccio. Bellissimi, niente da dire, io le adoro, ti lasciano il capello morbidissimo come la GHD. Il terzo giorno i miei capelli tendono a diventare secchissimi già di suo, con o senza piastra, quindi è proprio una cosa che fanno automaticamente. E avendoli ricci si ingarbugliano ancora di più, quindi non li utilizzo spesso perché altrimenti il secondo giorno tipo i rasta qua dietro. Questo è tutto quello che faccio con i miei capelli. Usavo ai tempi schiume, lacche, ma ho smesso di utilizzarle perché veramente no, me le rovinavano. E una cosa che vi voglio far vedere, ultima cosa che utilizzo quando sono veramente messa male ma devo uscire, utilizzo lo shampoo secco della Batiste. Io utilizzavo quello classico verde, ma la mamma di Andrea, mia suocera, è riuscita a trovarmi questo qui che è quello fresco fruttato. Ho sentito recensioni gni e gne, ossia semi positive e negative su questo prodotto in particolare. Ma come sapete io mi lamento davvero poco di qualsiasi cosa perché mi faccio andare bene di tutto, quindi tante volte le mie recensioni sono molto personali, non tanto per gli altri come tutte le recensioni alla fine. Però a me personalmente questo shampoo mi salva la vita quando ne ho bisogno. Ovviamente non mi fa il capello pulitissimo come se l'ho lavato, cioè nel senso lo lascia asciutto quando magari nella parte dell'attaccatura vicino alla cute è davvero unto, perché va lavato, quindi non è che vi lava i capelli. Però
vi asciuga il sebo in più che al terzo giorno o quarto giorno potresti avere. Spero che vi abbia portato un minimo di informazione in più. Se fate anche voi gli stessi passaggi, non lo so, comunque so che c'è gente che utilizza mille prodotti più dei miei. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Un mega abbraccio, ciao patatine e patatini!